Nella casa di riposo Nonni Felici dell'Istituto Testa Secca di Caltanissetta, 25 nonnini hanno avuto il Covid e tra questi c'è anche la professoressa Lina Ponte, che ha ben 102 anni e come tutti ha brillantemente superato questa fase. Com'è stata in questi giorni? Chi? Mia madre? No, lei! Bene, 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 sì, sì. Lei era un insegnante. Insegnante di cosa? Le lettere. E dove insegnava? All'Abbadia, nell'istituto. Sì. Quindi c'era una scuola lì e lei si ricorda quei momenti? Sì. Eravamo tutte persone per bene, benissimo, ci siamo trovati benissimo. E tra i 25 nonnini che hanno avuto il Covid c'è anche la signora Anna Maria, che ha 73 anni, vive qui in questa casa di riposo, però lei, come tutti, aveva fatto anche la terza dose di vaccino e questo l'ha salvata. Sì, la terza vaccinazione ho avuto, solo mi è venuto pure questo Covid, purtroppo l'abbiamo affrontato bene, diciamo, per merito delle infermiere che ci sono qua, io li chiamo infermiere, sono osse, ma ci hanno aiutato tanto quelli e abbiamo superato. Ma lei ha avuto qualche sintomo oppure no? Sì, io avevo la bocca tutta a bolle, la gola che non potevo ingoiare e dolore addosso da morire. Questo ginocchio si spezzava quando lo posavo a terra. Quindi dolori molto forti, però febbre non ha avuto, tosse? No, febbre non ho avuto, niente. Mamma, non potevo mangiare niente perché la bocca mi bruciava. Però per fortuna avete fatto il vaccino e quindi non ci sono state conseguenze peggiori. Forse forte come quello che doveva venire, non lo so, certo non avevano avuto febbre, ma io non ho avuto febbre. Ma lei ha avuto paura oppure no? Un pochino i primi giorni, ma poi mi sono sentita meglio e ci distravano, gli infermieri portavano dolci, spingi. Abbiamo fatto la festa di carnevale, io mi sono vestita da suora, mia nipotina mi ha comprato il vestito, tutti eravamo vestiti qua, abbiamo festeggiato, abbiamo ballato, avevamo il Covid, però... Ma a lei è piaciuto questo vestito da suora o si voleva vestire in un altro modo? Questo vestito da suora? No, mia nipotina me l'ha scelto e io l'ho accettato con piacere, sì. Bene, quindi è stata una bella festa di carnevale? Sì, ma tante ne abbiamo fatto. E come passate il tempo qui? Come passate il tempo qui? Il tempo? Ci sono l'animatrice, c'è Silvia che viene, che facciamo dei disegni, delle domande per studiarci la mente... C'è quella che facciamo Anna, la ginnastica, oggi stavamo facendo questo, poi è venuto il prete a dire la messa, abbiamo seguito il prete, ora siamo qua. E cucinate anche? Sì, il pomeriggio poi mi metto a letto un'ora e mezzo, così, poi mi alzo e di nuovo c'è la merenda, c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Anna, quella, Silvia prepara dei disegni, disegniamo o giochiamo a tombola. Abbiamo giocato tanto a tombola. Ma a tombola con i soldi giocato o no? Con i regalini. Portano loro dei piccoli regalini, tanto per passare tempo, non è che per... No, i soldi, non è che ne abbiamo soldi. E so anche che cucinate qui, giusto? Eh? Fate un po' di cucina, cucinate sì, anche voi. Sì, abbiamo fatto la torta l'altro giorno per la festa della mamma. Della donna, la donna. Comunque, Silvia ha preparato l'ingrediente, che io frullavo, quella faceva un'altra cosa, l'altra faceva la crema nella cucina, insomma una cosa l'uno. E poi pomeriggio abbiamo fatto merenda con la torta. Abbiamo festeggiato, hanno messo musica, e chi ballava, chi può... Io sto la schiena un poco, mi muovo, ma non posso ballare. Allora, la prossima volta vengo a mangiare la torta mimosa con voi. La prossima volta la vengo a mangiare con voi, la torta. Sì, tanto piacere. Ilenia, tu sei tra le operatrici che si sono occupate di questi anziani, ben 25, hanno avuto il Covid. Com'è stato questo momento? Molto ansioso, però abbiamo affrontato il momento alla grande.
con tante forze, anche se diminuivano da giorno in giorno, però ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a superarlo al meglio. Di cosa, cioè, cosa dovevate fare durante il giorno per badare a questi signori che comunque erano positivi, anche se non avevano, da quello che ho capito, grandi sintomi, no? No, no. Iniziavamo già noi a venire un quarto d'ora prima del nostro lavoro per vestirci, prepararci, perché ci dovevamo bardare tutti. Dopodiché ci occupavamo pienamente di loro, dal lavarli, dal vestirli, dal sistemarli, fino a farli fare attività e stare con loro tutta la giornata. Antonietta, ci sono stati dei momenti in cui avete avuto un po' paura, anche per la vostra salute o per gli anziani stessi? I primi giorni sono stati un pochettino più preoccupanti, ma più che altro per i nonni, perché avendo le loro patologie, essendo già gravati anche da una certa età, le paure erano tante, però poi la paura ha preso posto poi al nostro ruolo, a farli stare bene. Ma c'era... Le abbiamo celate anche con un sorriso, con dei canti, con l'allegria che ci contraddistingue. Ma qualcuno vi ha dato delle direttive, nel senso direttive di tipo medico, quindi andare in allerta quando c'erano sintomi particolari? Sì, sì, siamo stati seguiti benissimo, siamo stati coordinati bene, soprattutto dalla nostra responsabile, da Rossana, e siamo stati seguiti passo dopo passo in tutto, in qualsiasi bisogno, dal bisogno primario del nonnino alla preoccupazione nostra, a tutto. Siamo stati seguiti a 360 gradi e siamo riusciti ad affrontare questa situazione al meglio. Voi come andata? Vi siete anche voi contagiati oppure no? No, noi siamo tra i tre gli unici a essere negativi, quindi siamo stati superstiti e soprattutto questa cosa ci fa molto molto onore, significa che abbiamo utilizzato realmente bene tutti i dispositivi e ogni cosa. A tal proposito, infatti, volevamo anche ringraziare molto la dottoressa Cortina, medico volontario della Croce Rossa, le USCA, che sono state persone, dottori disponibilissimi, e soprattutto la Croce Rossa per averci dato i vari dispositivi anche a noi per poterci proteggere.